Parliamo oggi di materiali per modelli. I materiali per modelli, tratti come sempre dai libri che ho riportato qua sotto i miei appunti e rivisitati da me, possono essere di quattro tipi: di studio, di lavoro, unitari Monconi o refrattari. Tutti questi li potete incontrare più comunemente. Utilizzati sono il secondo e il terzo. I modelli refrattari vengono utilizzati per alcune lavorazioni particolari che riguardano scheletrati, la protesi scheletrica, che difficilmente la vediamo a scuola, se non nei corsi di alternanza scuola-lavoro. Vediamo alcuni dei materiali per modelli che possono essere utilizzati. Di gran lunga i più comuni sono i primi, i gessi dentali, ma possono essere usati i materiali metallici, le resine sintetiche e i materiali refrattari. I primi perdonano molto di più nel calzare il dente, per esempio di un materiale metallico, per cui se volessimo andare ad evidenziare alcuni difetti di lavorazione e fare degli studi, dovremmo lavorare sui materiali metallici, ma questa lezione tratterà principalmente dei primi. Dei gessi dentali. Andiamo a vedere cosa sono i gessi. Allora, il gesso minerale, solfato di calcio biidrato, quello che invece trovate nella polvere che usate in laboratorio, non è più solfato di calcio idrato, ma è emidrato. L'acqua che riportiamo all'interno della molecola è acqua di cristallizzazione. Nel minerale abbiamo per ogni molecola di solfato di calcio due molecole d'acqua di cristallizzazione, mentre nel gesso dentale per due molecole di solfato di calcio abbiamo una molecola di acqua di cristallizzazione. La reazione che qui riporto solo in un verso, nel verso che è riportato in questa pagina, è la reazione di calcinazione attraverso cui viene preparato il gesso dentale. Questa reazione, al momento in cui prendiamo la polvere e la rimischiamo con l'acqua, avviene anche in verso opposto della reazione di presa. L'acqua di cristallizzazione, ulteriormente scaldando, può andare via fino a portare ad anidrite, in cui non c'è più acqua di cristallizzazione, che poi vedremo nei materiali da rivestimento. La reazione di presa è una reazione esotermica, infatti se toccate il modello con le mani mentre sta prendendo è caldo, viceversa la reazione di calcinazione è una reazione endotermica. Esotermica cede calore verso l'esterno, endotermica invece lo trattiene all'interno. Si possono creare delle porosità per interferenza quando praticamente l'acqua va via. Più acqua usi e più porosità ovviamente avrai. In base alla lavorazione, quindi alla calcinazione, possiamo ottenere tre tipi di gesso, per cui otteniamo i quattro tipi stabiliti dalla norma ISO. Il gesso beta, che comprenderà poi il tipo 1 e il tipo 2 nella norma ISO, è il gesso meno preciso che viene prodotto per calcinazione in forni rotativi aperti tra 110 e 130 gradi. Si ottengono dei cristalli molto irregolari, tanti spazi vuoti tra di loro, occorre più acqua per far avvenire la reazione di presa e quindi otterremo un modello molto più leggero, quindi meno denso. Il gesso alfa è già molto più compatto del precedente, si ottiene per calcinazione in autoclave a 120-130 gradi sotto pressione di vapore. L'autoclave è anche quello strumento con cui si disinfettano gli attrezzi, produce vapore caldo, che quindi compatta maggiormente i cristalli e quindi c'è una richiesta minore di acqua. Il gesso alfa modificato è ancora più compatto,
si fa un'essiccazione ad umido in presenza di una soluzione di cloruro di calcio al 30%, e quindi l'acqua che necessita è ancora minore. Teoricamente, se andassimo a fare i calcoli sulle moli della reazione di presa, la quantità d'acqua che occorre stechiometricamente è 18,6 grammi per 100 grammi di polvere, quindi un rapporto di 0,186. Quelli che noi usiamo in laboratorio è normalmente sempre di più, per cui tutta l'acqua che aggiungiamo in più viene definita acqua in eccesso, che è l'acqua che è necessaria per bagnare le superfici dei cristalli perfettamente. Quindi più sono irregolari, più acqua in eccesso occorre; più sono regolari, meno acqua in eccesso occorre. Per cui, se noi prendiamo un gesso alfa modificato, utilizzeremo una quantità d'acqua che è molto simile a quella stechiometrica. L'utilizzo di materiali surfactanti, per esempio il succo di limone, possono ridurre la quantità d'acqua necessaria. Andiamo a vedere il meccanismo di indurimento. Questa è la reazione, la nostra reazione di presa. Qua siamo abbastanza veloci perché il discorso è abbastanza complesso. Si gioca molto sulla differenza di solubilità tra i due solfati di calcio, molto meno solubile l'idrato dell'emidrato, per cui questo fatto fa sì che quando si forma, la soluzione diventa satura rapidamente, e quindi precipita e indurisce, formando dei cristalli a forma di ago che nella loro crescita interferiscono l'uno nell'altro, per cui danno un'espansione di presa. La reazione avviene con il rilascio di calore verso l'esterno, per cui quando il nostro gesso diventa freddo, vuol dire che la reazione è terminata. Gessi dentali coperti dalla norma ISO 6873 sono classificati tipo 1, 2, 3 e 4, sono i precedenti con l'aggiunta di opportuni additivi che possono regolare il tempo di presa, accelerarlo o ritardarlo a seconda dei casi, e agire sul cambiamento dimensionale, cioè per esempio cercare di ridurre al massimo l'espansione di presa del gesso. I tipi sono quattro. Mai parlare di colore, perché la norma ISO non stabilisce il colore. Quindi non è corretto parlare di gesso giallo o gesso bianco. Il gesso ha il colore che è stabilito dalla casa produttrice, per cui il colore non identifica il tipo di gesso. Esistono addirittura dei gessi in colori che vengono accompagnati da bustine di colore, in modo che l'odontotecnico non si stanchi a vedere sempre lo stesso colore, lo possa colorare come meglio crede. Quindi parliamo sempre di tipo e non di colore. Tipo 1, gesso tenero per impronta, lo stucco di Parigi, poco utilizzato oramai, se non per montaggio in articolatore, che spesso viene utilizzato anche il tipo 2 per questo. Sono tutti e due comunque gessi beta con opportuni additivi. Tipo 3, gesso duro. In inglese stone, i primi due impression plaster e plaster. All'interno principalmente gesso alfa più additivi, viene utilizzato per i nostri modelli di lavoro, e occorre una quantità minore d'acqua, per cui si ottiene un modello più denso e più resistente. Tipo 4 è il gesso extra duro, è quello che ha il quantitativo d'acqua minore, che più si avvicina al rapporto liquido-polvere di 18,6 previsto dalla quantità stechiometrica, per cui è decisamente il più duro e il più compatto. Qui sotto si riportano, ma solamente a livello indicativo, quali potrebbero essere i rapporti liquido-polvere da utilizzare. Cosa significa questo? Che per 100 grammi di polvere, per il tipo 4, devo usare 20 di liquido, tra 20 e 25 di liquido. Guardate sempre comunque le istruzioni date dalla casa produttrice. Tempo di lavorazione è quello che deve essere rapido, in cui il miscuglio può essere versato nell'impronta, mentre il tempo di indurimento è quello che occorre per arrivare
a completamento di durezza del gesso, a completo indurimento del gesso. Il modo migliore per misurarlo è l'utilizzo di Gilmour, degli aghi di Gilmour o di Vicat, su cui non mi soffermo. L'espansione di presa, come ho detto prima, è data dall'interferenza tra i cristalli di gesso in accrescimento. Per cui, mentre ci si aspetterebbe teoricamente una contrazione di volume, in realtà si è una leggera espansione di presa data da questo, che per esempio richiama il materiale di rivestimento che vedremo più avanti. L'utilizzo del liquido speciale nei materiali di rivestimento a legante fosfatico fa sì che abbiamo una maggiore espansione proprio perché queste sferette, queste piccole particelle di silice colloidale vanno a mettersi in mezzo ai cristalli in accrescimento del legante e provocano una spinta maggiore di quella data dal legante da solo. E quindi un'espansione maggiore. Guardate, questa tabella è molto interessante. Come influenza il rapporto liquido-polvere sulla porosità del gesso. Passando praticamente di 0,5-0,5 in su, cioè più acqua uso, più porosità ha. Per cui in un gesso di tipo 1 avrò un modello con gruviera piena di porosità, quindi volumi maggiori, densità minore. La resistenza può essere valutata a umido o a secco, chiaramente a secco è maggiore, molto maggiore di quella umido. E come tutti i materiali fragili, perché il gesso è un materiale fragile, cioè si rompe senza apprezzabile deformazione plastica, la resistenza a compressione è molto alta. Più alta la resistenza a compressione, maggiore sarà la resistenza a usura. Attenzione che la resilienza è bassa, per cui molta cura nel maneggiare, nel manipolare i modelli pronti. Proporzioni, mantenere, come ho già detto, i rapporti liquido-polvere soggetti al fabbricante, la miscelazione, la spatolazione manuale meccanica, la procedura, vabbè, la sapete meglio di me, dovete versare prima l'acqua per la polvere, questo vale per tutte le cose che necessitano un liquido e una polvere. L'ideale sarebbe farla sottovuoto per evitare la formazione di bolle, ma mentre qui è consigliata, per esempio, per i materiali da rivestimento, deve essere assolutamente fatta in quel modo. Ecco, se io voglio andare a lavorare meglio e rifinire meglio il modello in gesso e bagnarlo, occorre farlo con acqua satura di gesso, perché altrimenti si potrebbe sciogliere parzialmente il modello. Abbiamo visto che un po' di solubilità, visto il fatto di calcio di idrato, ce l'ha. Così come se io voglio accelerare la reazione di presa, posso utilizzare l'acqua della squadra modelli, in quanto contiene al suo interno già del gesso che funziona da agente nucleante. L'agente nucleante è praticamente c'è già del solido su cui accrescere e aiuta la crescita dei cristalli. Conservazione di polvere di gesso, dato che reagisce con l'acqua, è ovvio che deve essere tenuto al secco, non a contatto con l'umidità atmosferica, per cui chiudere sempre il gesso se è in recipienti e la chiusura deve essere ermetica. Teoricamente non ha una durata in utilizzo, ma molto dipende da come esso viene conservato. Grazie a tutti e all'attenzione, ciao!